Formatino di cicoria foglia più su crema di formaggi erborinati e guanciale di mora romagnola croccante. Cicoria foglia più Orogel, parmigiano reggiano stagionato, uova, panna, latte, formaggio gorgonzola erborinato e un vezzo il guanciale stagionato di mora romagnola. La prima operazione che facciamo è quella di mettere a cuocere le cicorie foglia più. Filo di olio extravergine di oliva, aggiungiamo la cicoria e regoliamo di sale e pepe. Una base di besciamella che ci servirà per fare la crema di formaggi arborinati. Ecco le cicorie che si sono già cotte, mettiamo a bollire il latte. Aggiungiamo il sale e qua la farina. Aggiungiamo il roux al latte fino a formare una besciamella leggera. Aggiungiamo il gorgonzola e facciamo fondere lentamente. Ora andiamo alla composizione del nostro sformatino: uova, panna, parmigiano, sbattiamo le uova, aggiungiamo la panna, il parmigiano e infine diamo una leggera tritata alla cicoria da unire al nostro sformatino. Lavoriamo bene il composto, prepariamo gli stampini, usiamo del burro spray o dello staccante, riempiamo gli sformatini e andiamo a infornare a 140 gradi per 20 minuti. Ultima operazione dei nostri sformatini è quello di far rosolare il guanciale di mora romagnolo fino a renderlo croccante. Prendiamo il guanciale e senza nessun tipo di grasso lo mettiamo a rosolare nella padella antiaderente. Nel frattempo lo sformatino è pronto. Andiamo alla composizione del piatto. Mettiamo la crema di formaggio alla base. Mettiamo lo sformatino e sopra il guanciale croccante. Mettiamo erbette aromatiche e poi facciamo una rosellina con pomodoro, tagliando solo la buccia, parte esterna quella lucida. Il nostro sformatino è pronto per essere servito.